Multiplayer, il podcast di Civiltà Digitale. Civiltà Digitale nasce da un'idea di uno dei nostri ospiti qui, e quindi è davvero un'emozione, un piacere averlo qui ospite. Multiplayer è un dialogo. Ci piace che Civiltà Digitale stimoli il dialogo, stimoli il confronto, e siamo qui a passare un po' di tempo a utilizzare il tempo che gentilmente i nostri ospiti ci hanno concesso per dialogare, per andare un po' dentro alla riflessione che il progetto Civiltà Digitale sta provando a portare avanti. Che cos'è che caratterizza la civiltà che stiamo costruendo, in qualche modo stiamo anche un po' subendo, proviamo a non subirla tanto? Questo è un po' il grosso interrogativo al quale proviamo a rispondere. E gli ospiti di quest'oggi sono due persone che da anni portano avanti proprio questo tipo di ragionamento, non tanto o non solo sul lato tecnologico, quanto sul lato più dal punto di vista culturale, più sul lato umanistico, diciamo così. Andiamo in rigoroso ordine alfabetico. La prima nostra ospite è Francesca Paini, che è cooperatrice, imprenditrice del sociale, che è una bella definizione, presidente della Fondazione Scalabrini a Como, nella quale si occupa di tema casa, tema abitazione. La Fondazione Scalabrini aiuta le famiglie in difficoltà a trovare casa e ha fondato un'altra cooperativa sociale che si chiama Tikva, che si occupa di welfare inclusivo. È anche presidente della società cooperativa, qua c'era un sacco di cariche, società cooperativa Lariana, e coordinatrice nazionale del progetto Ricostituente, che è il progetto nel quale, per il quale diciamo, è stata invitata a questo multiplayer. Sull'altro lato abbiamo Luciano Violante, che probabilmente non ha bisogno di tante presentazioni, magistrato, professore ordinario di diritto e procedura penale, parlamentare, presidente della Commissione Antimafia e della Camera dei Deputati. Da gennaio 2019 è presidente della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, ed è un po' in quell'alveo lì che ha portato avanti la riflessione, dal quale poi siamo andati a trovare un po' i fondamenti di questo progetto che si chiama Civiltà Digitale. Andiamo dritti, partiamo dal presidente Violante. Il tema è responsabilizzare i giovani al futuro del paese. Sappiamo che gli enti intermedi, la politica è forse ai suoi minimi storici di popolarità. Abbiamo di fronte un paese da costruire, da reinventare, abbiamo delle sfide tecnologiche. Il ruolo della Costituzione può essere che invitare i giovani a studiare la Costituzione possa essere una base di partenza per farli appassionare o riappassionare alla politica ed entrare da protagonisti in questo tema della costruzione del paese in questa nuova epoca. Ma Enrico, io sono un po' più ottimista rispetto a te, devo dire, nel senso che spiego cosa voglio dire. Noi siamo in un cambiamento d'epoca, cioè sta cambiando l'asse dei nostri tempi. Pensa che fino al 1990 non c'era nessuno degli strumenti che oggi sono essenziali per vivere. Non c'era questo tipo di telefonino, non c'era questo sistema che ci permette di parlare adesso, non c'era il navigatore satellitare e non c'era un sacco di altre cose che sono adesso. Allora, quando ci sono in così stretto arco di tempo, ci sono tanti fatti che intervengono a modificare le condizioni dei rapporti umani, della vita e così via, e cambia l'epoca. E allora forse non siamo in un'epoca di crisi, ma siamo in un'epoca di trasformazioni, cioè quelle che noi chiamiamo declini. Okay. In realtà forse sono cambiamenti, sono trasformazioni. Ora dipende da noi se questi saranno, come dire, trasformazioni o decadenze. Dipende da come noi ci comportiamo nei confronti di questo tipo di questioni. E questo è il primo dato. In questo dato, quindi, per quanto riguarda la Costituzione, io devo dire questo. Le Costituzioni non si avverano mai. Perché nel momento in cui si avverano completamente, bisogna chiudere, non si avverano più. Ormai tutto è fatto, no?
sono un continuo divenire. Pensa che gli Stati Uniti, lo dico anche a Francesca, che lo sa benissimo, hanno una costituzione da più di 200 anni ed è sempre quella, con pochissimi cambiamenti ci sono. Perché? Le costituzioni prevedono un percorso, un tragitto, un cammino, e si fa un pezzo alla volta e si adatta il cammino. Questa è la capacità delle costituzioni, non sono norme rigide e flessibili di gesso, no, sono norme elastiche e consentono, come dire, di adattarsi a tutte quante le varie evenienze. Ecco, io credo che sia bene che le ragazze e i ragazzi possano essere introdotti a leggere con attenzione e poi a studiare, ma a leggere con attenzione soprattutto la cosa, perché lì c'è la carta di identità del paese in cui vivono. Vivo in un paese che ha il principio di eguaglianza, che è il principio di libertà, alcuni principi di democrazia, cioè ha alcuni principi, la libertà di informazione, la libertà di, una serie di principi che vanno attuati e adattati nelle circostanze in cui si vive. Nessuno pensava, come dire, al problema dei dati nel 1948, no? Figuriamoci, o nel 46, quando è stato, come se è cominciato a scrivere la Costituzione, o 48 quando è stata approvata. Ma perché? Il mondo è cambiato. E quelli che allora non, temi che allora non esistevano, ora esistono. Pensiamo alla tutela dell'ambiente. Lì si parla di paesaggio nella Costituzione, perché il paesaggio è l'ambiente. Adesso parliamo di ambiente, ma possiamo adattare tranquillamente quelle categorie a nuovo. Quindi il mio invito è a leggerla, certamente. Leggerla con occhi di oggi. Non è un residuato, è una strada tracciata. E noi siamo su quella strada lì. E bisogna che i ragazzi sappiano su che strada ci troviamo, ecco, questo è molto importante, per poterla poi percorrere fino in fondo e capire in che direzione andare. Questa è la mia idea. Grazie. Francesca, insomma. Francesca, chiediamo a Francesca se è d'accordo e se ci vuole raccontare qual è la sua esperienza di relazione tra Costituzione e giovani o tra giovani e Costituzione. No? Tu hai provato, hai iniziato già da un po' di tempo a far incrociare ai giovani, ad alcuni giovani, la Costituzione. Cosa ne è venuto fuori? Allora, noi siamo da ormai quasi 2 anni lavorando a un progetto che si chiama Ricostituente, la Costituzione del 2050. Non perché riteniamo che, ragazzi, che ci sia un'istanza riformista che sosteniamo, è l'ultimo pensiero che abbiamo, ma perché noi proponiamo ai ragazzi di essere costituenti e quindi di mettersi nei panni di chi deve cercare una sintesi fra idee diverse, immaginando un futuro e un sistema di regole per quel futuro, perché questo è un po' il valore che abbiamo voluto attribuire all'esperienza costituente. Lo facciamo in 2 modi. Facciamo dei laboratori di scrittura con ragazzi e li facciamo con ragazzi dei 15 anni in su. Li abbiamo fatti nelle comunità alloggio, al carcere Beccaria e con i giovani universitari, quindi a tutto campo. E è un festival una volta all'anno in cui i ragazzi si incontrano di persona. Allora, l'esito di questa cosa io lo leggerei così. Da un lato ci sono, anche io condivido per certi versi l'ottimismo dell'onorevole Violante, c'è un'attenzione, una passione civile in una parte dei giovani di questo paese che li mette in gioco ad attraversare l'Italia per venire in Valtellina a discutere di Costituzione. E questo è un valore ed è una voce che gli adulti non sono abituati ad ascoltare. Ed è un problema questo, la voce dei giovani sulla Costituzione è una voce importante. Abbiamo appena fatto questo festival giusto sabato, la prima considerazione che mi porto a casa, i ragazzi erano lì ad ascoltare i ragazzi, il nostro festival ha relatori giovani. Gli adulti non vengono ad ascoltare i ragazzi. Se io avessi detto a degli adulti, abbiamo 50 ragazzi che vi ascoltano, venite a parlare, si sarebbero precipitati. Se io dico, venite a parlare con 50 ragazzi che vi parlano, questa non è una sfida ingaggiante per gli adulti. Quindi c'è un problema del mondo adulto nel parlare di politica. La seconda questione è un dato che ha a che fare con la formazione e con le disuguaglianze di questo paese. Noi abbiamo fatto questi laboratori, faccio un esempio che tengo moltissimo. Abbiamo fatto un laboratorio in una classe di estetiste, quindi la fascia bassa, la fascia penalizzata dalle disuguaglianze del paese. Ragazze ai bordi della formazione, di famiglie
probabilmente di molti stranieri con redditi medio-bassi, non solo le famiglie del liceo classico, i ragazzi scelgono un tema e hanno scelto come tema le discriminazioni basate sull'aspetto, molto giusto, sono estetiste. Alla domanda dimmi un'ingiustizia che tu vuoi eliminare, queste ragazze, spinte da un'idea di giustizia, dicono non è giusto che non ci sia un fard per tutte le tonalità di pelle. Quando loro hanno detto questa cosa a me, mi si è rotta una cosa nel cuore. Ma poi, e quando mi hanno fatto il secondo esempio, non è giusto che la Ferragni sia discriminata perché si veste troppo bene, quella cosa che si era rotta è andata in briciole. Ma in realtà avevano ragione loro. Noi con le ragazze ancora di più, ma con le fasce più fragili della popolazione, noi parliamo di lavoro, parliamo di fard, non li parliamo di giustizia. E loro la spinta a dire una cosa ingiusta ce l'hanno perché sono giovani, è cromosomico, è la vita che gliela dà, ma noi non diamo loro le parole per dire giustizia. E questo secondo me viene prima del parlare con loro di Costituzione, perché sennò la Costituzione è una materia come le altre materie e non le tocca. Io credo che sia molto importante che noi si torni a parlare di giustizia, di disuguaglianze, di politica, perché questa è la politica, con i giovani, perché i giovani hanno delle cose da dire e noi da ascoltare. Ma perché se mi inviti una volta vengo a sentire. Cioè, è Natale oggi, allora. No, una vero. Cosa più bella non me la potevo sentire dire. No, guarda, tu hai ragione, perché noi parliamo noi vecchi, parliamo sempre tra noi vecchi, no? E quindi praticamente rischiamo di avere un'immagine sbagliata dei ragazzi e dei ragazzi perché non li conosciamo. Io conosco i miei nipoti, ma che li vedo una volta a settimana, insomma. Poi, ma cosa poi pensano, dicono? Questa storia di Fard, per esempio, è bellissima, è illuminante su quelle. E poi di qui nasce anche un ragionamento sulle ingiustizie, hai perfettamente ragione. Allora io aspetto che mi inviti a sentire, ad ascoltare. Va bene, no, non scherzo. Mi scherzo solo che il festival è stato l'altro ieri, se no, ma troveremo un'altra occasione sicuramente. Un'altra occasione, assolutamente. Fa molto piacere, guarda. Grazie. Io direi che conclusione migliore per la nostra short version non ci poteva essere. Ma dire una cosa, Enrico, posso dire una cosa un attimo? Certo. Anche a me capita a volte di fare quel lavoro che fa Francesca nelle scuole dei bambini o di ragazzi, no? Bambini o ragazzi, diciamo, fino alla media, la cosa che faccio, non so, può fare, facciamo la nostra Costituzione. Quali sono i diritti più importanti per voi e quali sono i doveri più importanti? Guardate che viene una radiografia della società importantissima, perché il ragazzo ambiente dice diritto al gioco, l'altro ragazzo dice diritto alla casa. E capisci quali sono? Loro capiscono cos'è un diritto. E capiscono che vuol dire battersi per un diritto. Quindi sono del tutto d'accordo con il tipo di lavoro che stai facendo. Comunque, ripeto, vengo molto volentieri a sentire. Allora, chiudiamo qui la short version e ci infiliamo dentro questo argomento che è assolutamente appassionante. Grazie anche durante il cammino a Luciana e Francesca per la passione, per il trasporto che ci mettono, che ci stanno mettendo, è un regalo grosso che fate a questo multiplayer che stiamo registrando quest'oggi. Solo un tempo tecnico per cambiare la videocassetta.